questa famiglia in giardino sta facendo un classico pranzo della domenica. Cosa c'è di strano, direte voi? Innanzitutto che non è domenica. E poi che si tratta della famiglia Santini, del ristorante Dal Pescatore, uno dei ristoranti italiani più famosi al mondo. Antonio, il pater familias, la madre Nadia, una delle poche chef donne di fama mondiale, la nonna Bruna nel ristorante fin dal 1952, il figlio Giovanni, chef dal 1996, sua moglie Valentina che si occupa della sala e Alberto, il fratello minore anche lui in sala. I Santini sono protagonisti di copertine, riviste, libri e documentari in tutto il mondo e hanno, udite udite, 3 stelle Michelin. Il ristorante è stato portato ai livelli di oggi da Antonio e Nadia, che dopo il loro viaggio di nozze in Francia nel 1974 hanno impresso un cambiamento nell'organizzazione e nell'impostazione della cucina. Tra i loro piatti firma, i tortelli di zucca. Non c'è manco lo specchietto per uscire da sta strada. Vado a trovarli. Vabbè, tanto chi passa. Boom. La musica? Quello che rende ancora più eccezionale il successo del pescatore è la sua posizione geografica. Si trova infatti in piena campagna, in mezzo alla pianura padana, nella periferia di un piccolo paese, Canneto sull'Oglio. Non proprio facile da raggiungere. Non vai alla strada? Mi sa di sì. Canneto sull'Oglio. Al mio arrivo sono tutti impegnati nel servizio e accetto volentieri l'invito a pranzo da Antonio, che per cominciare mi fa assaggiare alcuni loro piatti identificativi del ristorante. Bene, allora adesso assaggeremo gli agnoli in brodo di gallina, poi un'anguilla alla griglia che viene da Comacchio e poi un pinguino, un piccolo dolce. Credo che arrivano gli agnoli. Prego signori, abbiamo servito gli agnoli in brodo di gallina. Buon appetito. Grazie. Io ti devo dire che normalmente non mi piace l'anguilla, quindi per me è una bella prova. L'anguilla è un pesce difficile, ma un pesce molto affascinante come gusto, come sapore, come complessità. E perché c'è questa tradizione dell'anguilla qua? Beh, perché non dimentichiamo che il pescatore nasce come un ristorante o un posto di campagna, un posto semplicissimo. Mio nonno, Antonio Santini, pescatore, vive di pesca, quindi i pesci che pescavano, pesci gatti, anguille, tinche, carpe, ma soprattutto le anguille erano un pesce, il più costoso pesce del fiume. La storia del pescatore, infatti, nasce proprio col nonno di Antonio, che era pescatore sul fiume Oglio. Antonio aprì il ristorante insieme alla moglie Teresa Mazzi, nata in Brasile da genitori italiani. All'inizio era una semplice osteria costruita con canne palustri e qualche mattone ai bordi di un laghetto. L'apertura fu anche riportata su un giornale brasiliano. Successivamente, loro figlio Giovanni, con la moglie Bruna, migliorò notevolmente il ristorante. Il nome era Vino e Pesce e nel 1960 lo cambiarono in Dal Pescatore. Nel 1974, infine, Antonio e Nadia lo trasformarono nell'attuale ristorante, in continua evoluzione. Questa anguilla assume tutto un altro sapore. Infatti questa è buonissima. Però la complessità del sapore. Perché non hai quella sensazione di grasso in bocca. Che però il grasso è fondamentale per sentire, per avere il sapore, così come con la terra, nel prosciutto, in tutte le cose. Abbiamo servito il pinguino di cioccolato con la mousse ai canditi. Facciamo un brindisi alla famiglia Santini? Un brindisi alla sera.
Ma se uno, per esempio, viene qua, ovviamente il buon mangiare richiede un buon bere. Da qua deve assolutamente prendere la macchina, a meno che non si sia preso una macchina a noleggio, un autista. Certo. Come fa ad andare via e restare sicuro che non gli venga fatto allora, il punto? Devo dire che per questo Alberto, mio figlio, uno dei due, ha deciso di... si è informato presso un'azienda e si è preso un precursore. Questo è l'etilometro per provare il tasso alcolemico. Questa distanza... Questa? Esatto. Soffiare. Così? Sì, così, in modo continuo, nel microfono, finché sente... Questo clac. È quello della polizia? Questo è l'etilometro che ha la polizia. Allora, se è verde puoi guidare, e rosso essere... assolutamente devi aspettare. Arancio... anche un po', meglio aspettare. Arancio. Beh, un attimo, sì. Sto ferma. La mia sosta forzata capita a pennello. Andrò a rubare qualche segreto in cucina. Queste sono uova a pasta gialla ed è quello che a noi interessa per ottenere una pasta particolarmente gialla. Classicamente la ricetta della pasta all'uovo era 10 uova intere per ogni chilo. Per ogni chilo, esatto, farina. Quello che faccio anch'io a casa. Esatto. Nel nostro caso siamo all'estremo, vuol dire che noi, volendo privilegiare quello che è il color giallo della pasta, utilizzeremo pressoché totalmente i tuorli. Partiamo. Allora, io mi ricordo quando ero piccolo, vedevo la nonna non utilizzare mai la bilancia. Quando faceva la pasta io onestamente non capivo il perché. A questo punto ho detto io ci provo, faccio a mano come fa la nonna e prima o poi riuscirò a capire qual è la quantità giusta di farina che devo aggiungere. In realtà è vero. Allora aggiungiamo un po' di farina, cominciamo a rimestare il nostro tuorlo. Quando la pasta comincia a non attaccarsi più alle pareti della nostra pastardella, allora possiamo tranquillamente toglierla. Ok, possiamo passare alla sfogliatrice. Si la tempête nous secoue, il faut se tenir vent debout, nous devons gagner la bataille. Ok, adesso noi siamo sostanzialmente pronti. Questa è la nostra pasta all'uovo. La facciamo riposare in frigorifero per circa una mezz'oretta e poi dopo possiamo cominciare a fare i tortelli di zucca. Per controllare lo spessore, naturalmente tagliamo un pezzo di pasta, lo serviamo di profilo. Juan ci porta il ripieno di zucca. E cosa abbiamo qua? Allora, qui abbiamo zucca, amaretti, mostarda di angurie bianche, che coltiviamo noi, e pangrattato e spezie sostanzialmente. E prima di utilizzarlo, il parmigiano reggiano. Prenderemo dei piccoli tocchetti di ripieno e lo posizioneremo giusto in centro al nostro quadrato. Andiamo. Grazie, Juan. Partiamo da un vertice e proseguiamo nell'altra direzione, chiudendo il nostro ripieno al centro e ottenendo una sorta di rettangolo. Vai, così. Poi lo tiriamo indietro un po' indietro, con gli indici. Già lo giriamo. Così. Mamma mia, guarda che roba, è differente. Però va benissimo. Mai visto un tortello così bello? Ho preso anche un tuo tortello, così vediamo se si apre oppure no. Ah no! Scherzo. Caliamo i nostri tortelli, via! Ok, ci siamo. Quindi parmigiano sotto. Su questo parmigiano noi scoliamo i tortelli di tutto. Poi terminiamo con un altro parmigiano, sì. Burro fuso.
fatto un mio? No, il tuo c'è. Questo? No, allora le... Ah, no, ho fatto bene. Hai fatto benissimo. Il tuo è quello il tuo. Veramente? Sì, quello è il tuo. No, allora lo mangio. Ma perché? Lo mangio, vabbè, lo mangio io. Adesso sento la differenza con il mio. Non esiste. Tortelli di zucca, un classico del pescatore. Mettete 10 tuorli d'uovo in una scodella. Aggiungete 1 chilo di farina e rimestate. Quando l'impasto si stacca dalle pareti, potete passarlo nella sfogliatrice. Fate riposare la sfoglia in frigo per circa mezz'ora. Stendete bene l'impasto e ritagliate piccoli quadrati con una rotellina dentata. A questo punto mettete al centro di ogni quadratino un po' di ripieno di zucca. Attenzione a come chiudete i tortelli. Partite da un vertice e proseguite nella direzione opposta, chiudendo il ripieno al centro e ottenendo un rettangolo. Premete sui lati per chiudere bene il tortello. Lasciate riposare i tortelli in frigo e poi calateli in acqua bollente. Mettete in un piatto piano un velo di parmigiano reggiano e i tortelli appena scolati. Terminate con una spolverata di parmigiano e burro fuso. Oggi Antonio mi porta da uno dei fornitori dei suoi vini, Roberto Anselmi. Il titolo non calpestare dei giovani. Antonio Michela. Buongiorno. Come stai? Buongiorno. Ciao, ciao. Come va? Che piacere, ciao. Ciao Tommaso. Vedremo le botti dove viene creato un vino dolce, fondamentale per il menù dei Santini. Il passito Capitelli. Dunque, adesso qua dove siamo, Roberto? Qui siamo nella mia cantina. Nella cantina che è stata di mio nonno, di mio padre. Perché ha iniziato tuo nonno quando? Mio nonno cominciò nel 25, poi papà ha continuato nel 48, ha cominciato a fare un po' più di lavoro. E poi sei arrivato tu. E poi sono arrivato purtroppo io, che ho fatto un po' di rivoluzione. E qualche mese fa tu hai perso, stai per perdere praticamente tutto, perché qua c'è stata quella famosa alluvione il 1 novembre, sono passati solo 6 mesi, qua non c'era niente, c'era l'acqua che arrivava dove? Qua. Arrivava qui. Ecco. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Tu hai costruito tutto, come se fossi la quarta. Beh, intanto ho ripulito tutto, perché il più grosso problema è stata le pulizie. E poi ho dovuto ricostruire tutti i macchinari danneggiati. Per esempio, uno di quei serbatoi che vediamo qui, anzi due, se ne sono andati, perché erano vuoti. E quindi quando l'acqua è arrivata, il principio di Archimede li ha alzati e rovesciati. E se ne sono andati a spasso per la cantina. Porto solo un esempio, poi si è distrutto tutto, macchine, parte elettronica. Noi abbiamo una cantina avanzata dal punto di vista tecnico, però sai, nella vita ci sono delle disgrazie molto più gravi e io mi sono rimboccato le maniche, io e i miei collaboratori. Sono passati sei mesi, resta tutto perfetto, incredibile. Sì. Scusa, questo muro qua che cos'è? Questo muro di botti? Ma sai, qui non tutte le disgrazie vengono per nuocere, diceva mio nonno. Queste barrique durante l'alluvione stavano invece qua, dove l'acqua ha invaso ogni cosa, e quindi non ho potuto più riutilizzarle, perché quindi chiaramente si sono riempite, c'è entrata l'acqua, e così ho pensato di chiaramente lavarle e pulirle, ma essendo inutilizzabili ho fatto un'opera d'arte. Un arredo, direi, molto ma più semplice. Bellissimo, guarda, veramente. Sì. Bravo, complimenti. Anselmi ci porta ad assaggiare il passito nelle barrique. Allora, eccoci qua. Queste sono le famose barrique di Capitelli. Le barrique. Che cosa sono le barrique, Roberto? Spiegaci bene. Sono dei fusti di rovere, francesi in questo caso. Sono botti di 225 litri, nelle quali il Capitelli, o da altri vini che io produco,
vengono affinati. Che cosa significa quando un vino è barricato? Vuol dire che, in termini negativi, vuol dire che la barrica ha fatto troppo, ha ecceduto nella sua trasmissione di tannini e di sostanze aromatiche del legno. Sa troppo di legno? In realtà è così. Da quant'è che non venivi qua, Antonio? Beh, un po'. Un bel po' di tempo. Ho promesso a Roberto che sarei venuto ad assaggiare in barricca i capitelli e finalmente sono qui. Grande onore per me. Ma da quanto tempo è che usi questo vino tu? Beh, io credo sarà 20 anni, quindi lo conosco. E lo usi maggiormente? Beh, lo usiamo per il foie gras, lo usiamo anche per accompagnare alcune volte i tortelli di zucca e poi per alcuni dessert. Vogliamo assaggiare direttamente questo capitello? Vogliamo assaggiare direttamente da qua? Come lo assaggiamo? Lo assaggiamo col ladro. Questo è il ladro? Questo è il ladro. Qua si apre, quindi posso avere l'onore di aprire? Prego, prende questo nome proprio perché ruba del vino dalla barrica. Si fa prelevare. Mi porta un bicchiere. Questo da quanto tempo è qua, questo vino? Questo è in barrique da un anno. Oh, scusa, prima, signore. Posso provare? Sì, prego. Allora. Adesso mi casca dentro il ladro. No. Fai caricare. Vado giù? Sì, così. Chiudi, chiudi il buco. E come vedi? Ma sono bravissimo, ho già fatto. Ho rubato. No, avresti rubato se portavi. Quindi adesso questo cosa facciamo? Lo possiamo prendere e portare ad Antonio al ristorante? Beh, dovremmo portare una barrica intera, ma prendiamo una grande misura. Prendiamo una grande misura, un 3 litri di capitelli e lo portiamo ad Antonio. E ci andiamo a cucinare il fegato. La bottiglia dei capitelli viene imbarcata sull'elicottero. Missione foie gras. Ciao. Benvenuti, ciao. Nadia. Stai? Bene, grazie a voi. Benissimo. Ciao Nadia. Abbiamo portato un regalo per te. Mi sono permesso di portarti un 98. Benissimo. Che potrebbe essere più buono del 2008. Perfetto. Quindi abbiamo 10 anni. Però forse questo per fare il foie gras potrebbe essere anche un po' sprecato. Io direi di farlo col 2008. Sì, dai, sì. Facciamolo con questo. Facciamo con il 2008. Questo qua ce lo teniamo e lo beviamo una festa. Come si fa questo famoso? Allora, noi abbiamo messo un po' di burro, io avevo messo precedentemente un po' di pesca, l'avevo tolta da qua. E adesso lo lasciamo un pochettino macerare. Noi adesso questo foie gras, che di oca è extra, qualità extra, tutti conoscono la qualità extra, vuol dire che... No, ecco, cosa significa e da dove viene? Questo foie gras arriva, ci viene portato da una buonissima azienda che in Italia lo importa, via Israele. E dunque extra vuol dire che non può mai superare i 900 grammi, ciò significa che le oche non hanno avuto un'alimentazione troppo pesante. Non stavano lì con l'induto. Non sono state violentate. Non sono abbastanza più dolce. Ecco. Il risultato qual è? Che noi abbiamo qualche cosa di veramente Questo è il fegato intero? Sì, questo è il fegato intero e questo qua è il suo, diciamo, amico. Ok, e quindi il risultato è? Il risultato è che noi abbiamo la possibilità di tagliarlo così grande, abbiamo la possibilità di vedere quando lo degustiamo una corposità intensa e lo mettiamo con la salsa, diventa veramente una magia.
Quindi qua i capitelli si è ristretto. Si è ristretto. Come vediamo, si è formato un po' di caramello. Questo significa che la parte dolce si è buttata contro le pareti del tegame. E adesso noi è lì che andiamo a cercare il nostro colore. Ah, quindi lo fai apposta, fa creare una crosticina, sì. E poi la vai a sciogliere. Sì, questo è il principio che utilizziamo per molte salse. E ci permette quindi di ottenere una salsa senza l'utilizzo di farine o cose di questo genere. E come vedete tutto è diventato una crema. Meraviglioso. E non si è messo altro che il grande capitello. Non credo. Una delle piccole componenti. Questo lo cucini in una pentola del genere e poi vai su un altro tipo di pentola. Sì, allora noi abbiamo bisogno dell'alluminio perché velocemente ci toglie la parte acquosa e ci fa la riduzione velocissima, un minuto. Sì, sì. No? Poi abbiamo bisogno del teflon oppure dell'antica padella in ferro, se volessimo, che ci garantisce una meravigliosa cottura. Ci ha accompagnato questo tipo di preparazione da molto tempo, perché l'eccellenza di questo vino ci ha sempre ammaliato e l'abbiamo accompagnato con uno dei re della cucina, che è il foie gras. L'altro può essere il tartufo, il caviale. Merita. Up of my heart when it skips a beat, skips a beat. Can't feel no pain. Una poesia. Under my feet. Under my feet. I feel my lonely room when I'm dreaming of you. Oh, what can I do? Ragazzi, mi portate il sorbetto? I don't want you now. Cos'è? Questo qui è ananas, in questa stagione è molto buono perché è leggermente acido e aiuta tutto quanto in un complesso di sapori che potrebbe essere veramente dall'antipasto al dolce. Qualcosa di eccezionale, è superlativo. Beh, adesso io, senza che voi me ne... io dovrei andarmene, perché... beh, questo non me lo portavo con me, era per te, Nadia. Vorrei chiarire che non è per Antonio. Benissimo. Grazie, Roberto, Nadia. Tienilo. È tuo. È come un bambino. No, è tuo, vabbè, è tuo, io no. Per le critiche anche cazzo. Grazie, Nadia, grazie mille. Ciao, sei sempre la numero uno. Ciao. Beh, ti accompagno, intanto vado a fare in albergo questo. Andiamo. Grazie, Luca. Foie gras in padella con pesche e vino passito di Verona. Mettete in una padella d'alluminio del burro, qualche fettina di pesca e del passito. Lasciate macerare fino ad ottenere una crema. In un'altra padella cuocete da entrambi i lati una delle fette di foie gras. Rimettete il foie gras nella padella iniziale e aggiungete due ciliegie. Impiattate insieme a qualche fogliolina di menta, fette di pesca, crema di ananas e sorbetto di pesca. Antonio, vuoi davvero buttarmi in acqua? No, ognuno ha la barca che si merita, io ho la barca del pescatore. Con due pagaie? Sì, almeno è... Nel fondo del mar, nel fondo del mar, nel fondo del mar, nel fondo del mar, la foca bar... Antonio e Nadia lasciano spesso le decisioni e la gestione del ristorante in mano ai figli.
oggi fanno un giro in barca sul lago di Fontecasa. Una sirena del fondo del mar, i pesci uccelli le battono le ali e scrosciano applausi di pinne di bolle nel fondale spettacolare dell'abisso musicale. Io, la vispa Printil dal caschetto malizioso, Nettuno si gettava. Questo lago è stato anche il set di servizi fotografici famosi. Prima stella del corpo di ballo del balletto. Tra poco Giovanni ci spiegherà passo per passo gli gnocchi di patate con gallinella marinata al sale, capperi, olive e salsa di piselli. Perché sono una... Ristorante Pescatore, buongiorno. Sì, buongiorno signora, mi dica. Sì, deve fare una riservazione, sì, può dire direttamente a me. La vita del ristorante segue il suo ritmo quotidiano. Ognuno è intento nei suoi compiti. Valentina si occupa delle prenotazioni. Per quante persone? Baby, baby, baby. Nadia, insieme all'aiuto del giardiniere, cura l'orto. Posso raccogliere un po' di erbetta qua, questo, vedi? Prendo anche un po' di radicchio, Battista, perché è l'ideale durante l'estate. E Alberto aggiorna il sito. Per Nadia la cura dell'orto è una fonte di serenità. Le piace seguire le piante, le verdure in ogni loro fase. È l'epoca dei lamponi. Tutto il menù del ristorante gira sull'idea di stagionalità. Proprio per questo il menù viene aggiornato quotidianamente. Giovanni, guarda, dovrei ristampare il menù per questa sera. Mi puoi gentilmente dire se devo fare qualche variazione? Don't you woman no more. Caro Giovanni, eccomi qua. Io vorrei da te una ricetta semplice che tutti possono fare a casa. Noi la chiamiamo la ricetta di You Chef. Ok? Oggi? Oggi? Gnocchi. Ok. Ok, abbiamo le nostre patate in pentola. Per controllare la cottura basta un coltello. Trafiggiamo in modo cruento le nostre patate. Acqua salata o non salata? Acqua non salata. Peliamo le patate. Io ho trovato un giusto rapporto tra, più o meno, una patata e un pugno di farina. Schiaccia patate. Un pizzico di sale. Una manciata di farina, sempre 00. E non ci metti l'uovo. Io non metto l'uovo. Che meraviglia, buoni. La giusta consistenza. Quando noi riusciamo, dopo aver aggiunto naturalmente la farina, a fare un piccolo filoncino, facciamo questa pressione e non si attacca. Fammi sentire. Non si attacca, okay, alle dita. No? Ok. E riusciamo a tirarlo con una spatola o un coltello, facciamo dei piccoli tocchetti. Poi con una bella forchetta premiamo e giriamo. Magari li possiamo anche lasciare riposare in frigorifero un 10 minuti perché? In modo tale che si abbassi leggermente la temperatura e così si possa anche consolidare quello che è il l'amido della patata con la farina. Sugo degli gnocchi di Giovanni Santini, vai. Ben ritrovati. Allora, questo è il guazzetto che utilizzeremo per terminare la cottura degli gnocchi. Sono gli ingredienti del guazzetto e della guarnitura finale. Abbiamo delle olive taggiasche, dei capperi di Pantelleria,
del nostro cipollotto del nostro orto, fagiolini, dei pomodori confit, del sedano croccante, dei broccoletti. Qui abbiamo dei ritagli di gallinella e in quel piccolo vassoio abbiamo della gallinella lasciata marinare sotto uno strato misto tra sale e zucchero 24 ore e poi abbiamo fatto friggere dei finocchi croccanti che ci consentiranno di variare quella che è anche la consistenza dei vari ingredienti che abbiamo nella nostra ricetta. Olio extravergine di oliva, cipollotto, capperi e olive taggiasche, dei piccoli ritagli di gallinella, vino bianco, acidità data da qualche goccia di succo di limone, importante non esagerare. Lasciamo soffriggere brevemente e poi aggiungiamo un po' di brodo e acqua, una quantità di liquido abbastanza importante, e questo liquido sarà poi assorbito dai nostri gnocchi durante il termine della preparazione. Andiamo a prendere i gnocchi e li buttiamo nell'acqua. Le verdure in questo caso ci consentono di avere un ingrediente che apporta una certa acidità piacevole nel nostro piatto e anche una connotazione cromatica importante. Gnocchi stanno venendo a galla e andiamo a mettere nella nostra padella. My skin is covered with sharp spikes that'll stab you like a thousand knives. Come ultima operazione abbiamo la menta. The flower said I wish I was a tree. The tree said I wish I could be a different kind of tree. Partiamo giocando anche un po' con l'estetica. E poi utilizziamo tutti gli ingredienti che noi abbiamo, andandoli a disporre un po' qua e un po' là. La nostra ricetta viene terminata con una salsa ai piselli, cotti in una soluzione di acqua, un po' di cipollotto e un po' di sedano, poco, e poi frullati. Questa è la ricetta di You Chef, tutti lo possono fare a casa, possiamo farlo con questo condimento ma anche con un semplice pomodoro. Sì. Come dicono a Roma, che gli vuoi dire? Tutti i Santini abitano nello stesso casolare, anche se in appartamenti diversi. Disturbo? Giovanni, è arrivata Michela. Urma, che fai? Dentro o fuori? Fuori. Ciao Michela. Ciao. Buongiorno. Ben arrivata, che sorpresa. Grazie. Ciao. Giù di voce. Ben arrivata. Ben arrivata. Sì. Ma dove stai andando? Giù remoto, vi lascio, dai. Ma che ci lasci? Un caffè insieme lo prendiamo volentieri, anche perché... Lo stavamo bevendo. Perfetto, andiamo in cucina a prenderti un caffè. C'è anche il miele, per caso. C'è anche il miele. Ah, bravo! Ma quant'è che vi conoscete voi? Da tanto, nel senso che abbiamo fatto... Ci siamo conosciuti all'università. E quindi... 99. E siamo insieme dal 99. È 12 anni che ci sopportiamo. Un anno che quasi, che siamo sposati. In settembre della nostra vita. Vivete tutti assieme, sempre assieme, lavorate assieme. Sì, com'è? È una cosa. No, chiedo a lei perché. Chiedi a me. Guarda, ti dico. Io sono arrivata qui non sapendo assolutamente nulla di ristoranti, devo essere sincera, io ho sempre pensato che avrei fatto tutto meno che lavorare nel ristorante. Grazie. Michela. Io prendo il miele, Prego. Prego. Mi metto vicino a voi. E come sei stata accettata? Vabbè, credo benissimo. È una seconda casa.
la famiglia. Infatti io ho due case, io ogni tanto lo dico, io ho fortuna di avere due case qua a Fiorenzuola, facciamo meglio di così. Hai due famiglie. Due famiglie vere e proprie, sì. E oggi dove andate? Onestamente stavamo appunto discutendo, o andiamo sui Monti Lessini, sopra bello. Verona. Mi piacciono a morire, bellissimo. Tutti sono in pausa per fare un salto a Canneto. In un'edicola noto un album di figurine che non posso fare a meno di comprare. Quello degli sportivi di Canneto sull'Oglio. Buongiorno. Ho visto che c'è l'album delle figurine degli sportivi di Canneto sull'Oglio. Sì, esatto. Abbiamo album in vendita a 3 euro. E abbiamo le figurine a 0,70 al pacchetto. Me ne da 10 i pacchetti? Sì, certo. Eccolo, solo così. Ecco, hanno esaltato solo uno? Solo uno. Avete finito tutti? Sì. Oh, bon. L'album deve essere molto popolare. Lunette, mes papiers, mon veston, mon lorgnon, mon étui d'accordéon. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, bon. Ma le vere figurine sono le foto sui muri dello studio di Antonio. Premi, articoli, personaggi famosi. Questo è il famoso Squire? Sì, questa è, parlare? Questa è una cosa molto bella. È un articolo che aveva scritto John Mariani su Esquire nel 1999. Devo dire che questo è stato molto importante per far conoscere in America il pescatore. Questo cos'è? Los Angeles Times. 1994. Sì, è scritto da Marvin e Judy Zeidler ed era la prima volta che ho portato mamma in America. Non c'era e l'hanno stato. Subito fatta lavorare. Vabbè, ha fatto un giorno in cucina. Questa è una foto fatta in occasione di un premio che è andato a alcuni personaggi italiani, tra cui me, Nadia, Chiamparino, Oliviero Toscani. Questa, c'è scritto foto di Oliviero Toscani. Toscani, sì. Beh, abbiamo preso, bruttina sta foto però, eh? Oh, beh, insomma, dipende dai soggetti, non... Qua invece vediamo che cosa? Questo... Beh, questa è una vista dall'alto del ristorante. Pescatore, cioè, vediamo che è mezzo al nulla, cioè la gente qua può fare, deve arrivarci. Siamo mezzo al nulla, ma siamo nella riserva del Parco dell'Olio. Altre foto, altri ricordi. Chi è questo? Quello sono io. Ma sei riconoscibile? Beh, no, perché adesso mi tingo di bianco. L'altro Gualtiero Marchese, la presentazione delle soste, 1982. Questo signore? Robert De Niro, anche lui. Mi sembrava un viso conosciuto. Questa è una copertina di una rivista giapponese del 98-99, credo, o del 2000. C'era tutta la famiglia, c'era anche papà. Presidente della Repubblica. Ciampi. Ma avete avuto un riconoscimento da Zeglio Ciampi? Sì, sì. Nell'ultimo settennato suo, nell'ultimo anno, credo. E con cosa vi ha premiato? Credo che allora ha fatto cavaliere ufficiale Nadia, commendatore mamma. Ah, però. Io ragazzi. Questa sera abbiamo questo tavolo da 10, erano 12, sono diventati 10, vero? Sì, sì. Questo tavolo da 7. La particolarità del servizio di questa sera è che al tavolo 7 i 10 signori hanno un menù. Un menù prestabilito, un menù primavera. Sarà uguale per tutti per festeggiare il compleanno del signor Antonio. Che non sono io, ma il signor ospite. C'è un tavolo da 2 che ha un invito a regalo, quindi... Dobbiamo dare il menù senza prezzo. Caricare per cortesia. Thank you.
Tutta la vita ruota intorno al giardino interno, dove si affacciano il ristorante e le case di tutti. C'è anche uno spazio dedicato a una giovane acetaia. Un regalo che Antonio ha fatto ai figli e che sta dando adesso il primo aceto balsamico. Eccoci all'acetaia. Wow! Quando è nata questa acetaia? Questa acetaia è stata realizzata nell'anno 2000. Quindi è giovane. Sì, sono solo 11 anni che abbiamo la nostra acetaia. Abbiamo ormai 3 batterie. Una l'abbiamo iniziata nel 2000, che è quella... Questa qua? Esatto, ah, ecco qua lì, 2000. Poi c'è questa al centro che l'abbiamo iniziata nel 2007 e poi c'è questa che l'abbiamo iniziata nel 2008 ed è composta da solo 3 botti e di ginepro. Però questa non è una zona di aceto balsamico. Questa non è una zona di aceto balsamico. Noi ci ispiriamo al disciplinare di Modena e realizziamo l'aceto balsamico con il metodo tradizionale. Quindi non siamo a Modena, ma siamo a Runate. E lo state già usando la vostra aceto? Non ancora. Ancora troppo giovane? Abbiamo cominciato già a prendere 1 litro dall'ultima batteria, ma è ancora troppo giovane. Quanto tempo ci vuole? Beh, mediamente si dice che ci vuole 1 anno per ogni batteria, 10 botti, ci vogliono dopo 10 anni, il tempo che l'ultimo arriva nel primo, poi toglie. Quindi da quest'anno cominceremo a togliere 1 litro. L'aceto ancora non è pronto. Pensate quanti anni ci vogliono per ottenere un vero aceto balsamico e non quello del supermercato. Quasi pronto. Sì, questo ormai è aceto balsamico. È quasi pronto. Questo è buonissimo e manca ancora la grinta finale. Sì. L'acetaia non deve essere rotonda immediata dopo 10 anni, 12 anni, ma deve avere la spinta per arrivare lontano, altrimenti dopo 12, 13, 14 anni diventa melassa, se perde questa sensazione d'aceto è finita. Tra poco nonna Bruna ci svela una ricetta per una torta prelibata, la torta margherita. Oggi il ristorante ha degli ospiti particolari, gli studenti dell'Istituto Alberghiero Caterina de' Medici. Vengono a fare una lezione fuori aula. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Buongiorno e ben arrivati. Buongiorno, piacere. Buongiorno, ben arrivati. Buongiorno. Allora, grazie di essere arrivati sin qui, nella nostra casa. Oggi facciamo magari un piccolo tour all'interno del Dal Pescatore, in modo tale che possiate comprendere quelle che sono le realtà di un ristorante. Questa è una zona dove potete vedere alcuni ricordi della nostra famiglia, alcune piccole cose simpatiche che ci legano addirittura ai primi momenti dell'osteria. Questo è mio bisnonno, quindi è colui che ha fondato il ristorante Dal Pescatore, e si chiama Antonio. Questo è il nonno. Nella nostra famiglia è abbastanza facile, perché una generazione si chiama Antonio e una generazione si chiama Giovanni. Andiamo in cucina. Ciao, come va? Tutto bene? Tutto benissimo, grazie. Questa è la nostra cucina. Una cucina divisa naturalmente in settori. Da questo lato ci occupiamo dei primi piatti. Dietro di voi c'è la nostra amata asse per la pasta, con la macchina per la pasta. Juan, prendi i tortelli di zucca che abbiamo preparato per voi. Allora, la nostra cucina non è chilometrica, come potete vedere, ma è assolutamente funzionale a quelli che sono le nostre esigenze, e soprattutto quando finiamo e non impieghiamo delle ore, naturalmente rimettela a posto, questa è una battuta. Voi lo sapete qua si lavora a 16 ore al giorno, cioè io sono qua da un paio di giorni, niente, li ho sempre visti qua, non si sono mai mossi. Anche meno. Naturalmente ci sono giornate in cui le ore sono tante, ma ci si può anche godere un attimo la famiglia, nel senso, nel caso del nostro ristorante noi siamo aperti dal mercoledì sera fino alla domenica, quindi ci sono 2 giorni e mezzo per i nostri collaboratori, ma anche per noi stessi, per goderci le nostre care, per fare quello che desideriamo fare. È il momento di mettere alla prova i palati dei futuri chef. Chi saprà riconoscere il tortello sul gelato da quello fresco? Abbiamo preparato dei tortelli freschi stamattina, li abbiamo preparati tutti. E abbiamo provato anche dei tortelli, li abbiamo surgelati ieri.
Vediamo chi di voi riesce a trovare la differenza tra un tortello fatto al momento e tortello funzionale. Mentre Valentina mostra la sala e il ristorante, Giovanni prepara il grande classico del pescatore. I ragazzi dovranno anche indovinare tutti gli ingredienti del ripieno. But it's still the same. In the morning. Naturalmente chi di voi ha il tortello appena fatto, il tortello surgelato, avrete al palato e sotto i denti due sensazioni diverse. Ah, la pasta sì. Più dura. Promosso. Invece Andrea ci dice il ripieno di questo tortello. Zucca, amaretto, mostarda, noce moscata e parmigiano. Diciamo che ci sei andato molto molto vicino. Ci sono magari un altro paio di spezie, ma sei stato bravissimo. Sono la mostarda, utilizziamo la mostarda di angurie bianche che produciamo noi. E poi ci sono gli amaretti, le spezie, in questo caso la noce moscata come hai detto, pan grattato e parmigiano. Quindi molto molto bravo. Ah, sono soddisfazioni. Le nuove generazioni fanno ben sperare. Nonna Bruna ha la tipica saggezza e simpatia da nonna. Di che cosa si occupa nonna Bruna all'interno dell'azienda Santini? Allora, guarda, io in cucina non faccio più come prima, però preparo le verdure, trito il formaggio, faccio i primi insieme a Giovanni. Fa anche i biscotti e la torta. Biscotti, e le torte. Torta margherita. Torta margherita, un classico della cucina italiana. Sì. Quello facciamo la torta margherita assieme. Facciamo, sì. Vediamo un po'. Allora. Io qui ho già rotto le uova, noi dobbiamo mettere lo zucchero insieme ai tuorli. E quanto zucchero lei va? Tu fa tutto occhio? No, o? No, l'ho pesato, questo sarà 5 etti e mezzo. Estratto di vaniglia. Possiamo mettere un pochino qui dentro per darci un buon... Poi mettiamo il lievito. Mettiamo sotto il bianco dell'uovo. Deve essere come la neve ghiacciata. È vero. Allora, come bisogna fare? Non bisogna mai? Ma girare a rovescio, sempre lo stesso verso. Sempre lo stesso verso. Questi sono due limoni. Due limoni, sì. E sono fecola. Andiamo con la fecola, vai. Vado, eh? Vado, vado. Pronta la torta, nonna Bruna? Sì, va. Faccio vedere che lo spillo è stupido. Eh sì, non è umido, perfetto. Adesso è cotto. Vale. Zucchero a velo. Ecco qua, torta margherita per grandi e piccini. Forse il segreto della famiglia Santini risiede proprio nella loro serenità, come se i loro piatti risentissero dell'atmosfera che si respira in questo casolare di campagna.
Li raggiungo al loro abituale pranzo settimanale. Buon pomeriggio! Oh, ciao Michela! Ciao! Come va? Come è andato? State comodi, state comodi. Che eleganza, mamma Bruna! Cosa vi siete mangiati? Vi ho fatto uno stuzzichino, perché Antonio adesso sta pensando che ci sarà qualcosa di più consistente, tipo una gallina ripiena, no? Allora, se non c'è nient'altro va bene anche la gallina. Sembra il pranzo di Natale, gli agnoli in brodo, la gallina. A parte il clima. E questo succede tutte le settimane? Quando siamo a casa, sì, quando si ritroviamo tutti, perché ognuno poi loro vanno in giro in moto, verso... Ma questo è bello, una bella tradizione, bisogna mantenerla. Sì. Purtroppo devo tornare a casa e devo lasciarvi, vorrei farmi una bella foto, così magari la mettete anche sul vostro menù nel prossimo anno. Grazie. Grazie. Allora, mettiamoci qua intorno allo stagno, qua, perfetto. Sarebbe stata una bella scena. Anch'io posso dire di aver fotografato i Great Santinis. Alla prossima puntata. Gnocchi di patate con gallinella marinata al sale, capperi, olive e salsa di piselli. Bollite una patata in una pentola piena d'acqua. Schiacciate la patata, aggiungete un pizzico di sale e una lanciata di farina tipo 00. Impastate fino ad ottenere un piccolo filoncino di pasta non appiccicosa. Fate dei piccoli tocchetti con un coltello e premete con una forchetta per dare la classica forma degli gnocchi. Teneteli in frigorifero per 10 minuti. Nel frattempo preparate il condimento. Mettete un po' d'olio in una padella e poi aggiungete cipollotto, capperi, olive, piccoli ritagli di gallinella, vino bianco e qualche goccia di limone. A questo punto prendete gli gnocchi dal frigo, cuoceteli in pentola fino a che non vengono a galla e metteteli nella padella insieme al condimento. Aggiungete fagiolini, pomodori, sedano, broccoletti e in ultimo non scordatevi di metterci della menta fresca. Impiattate e completate con gallinella marinata in sale e zucchero, finocchi fritti e salsa di piselli.